Lo avevamo già annunciato ieri, ma del Kaulonia Tarantella Festival ancora non si conoscono le date e la precaria situazione dei finanziamenti regionali ancora rende instabile la certezza quando l'edizione si terrà. Ma certamente per la 22ª edizione gli amministratori non faranno un passo indietro, così come ha annunciato lo stesso vice sindaco. Interrompere sarebbe un dramma. Dunque, l'edizione si terrà. Ma non è chiaro ancora quando. La scommessa è stata proprio quella della scelta di Mimmo Calopresti, il noto regista di origini calabresi, è stato indicato come direttore artistico. Lui stesso si è dichiarato disposto ad accettare la sfida, guidando il duplice piano pensato per la manifestazione. Dunque, nel cinema la musica è fondamentale, ha sostenuto Calopresti in un'intervista che ci ha rilasciato prima della conferenza stampa. Il mio ultimo film è stato, dice, musicato proprio da Nicola Piovani, che ha trasfuso tutta la sua maestria nelle immagini che però ormai sono dominanti anche per la musica, quindi assistere a un ballo, vedere come si suonano alcuni strumenti diventa subito spettacolo e cultura. Sicuramente nell'edizione 2020 due omaggi a Ennio Morricone e ad Andrea Camilleri rappresenteranno sicuramente due appuntamenti preziosi, ma di qui a poco sapremo tutto. L'ho detto sempre, l'ho detto anche per il cinema, l'ho detto anche per le sale che hanno problemi, eccetera. No, bisogna trovare il modo di, come dire, di salire su queste macerie, no? Lasciate dal Covid e lavorare, semplicemente. Se tu pensi che il neorealismo italiano, no, che è l'espressione più alta di tutti i tempi, nasce grazie al fatto che i registi hanno dovuto uscire dagli studi, da Cinecittà, eccetera, andare sulle rovine a raccontare. Quindi si esce secondo me solo con una cosa, con un surplus di creatività. Cioè noi dobbiamo, questa è la realtà, in questa realtà dobbiamo essere capaci ad esprimerci, no? Allora va bene, non possiamo essere in 10.000 a ballare, forse saremo in 1.000 a, come dire, a guardare, no? Il teatro della danza, no? Quindi, come dire, bisogna usare i limiti per fare un'altra Come cosa. vantaggi. È a tuo favore ovviamente, no? Di essere bravo, però di essere bravo, di costruire cose, come dire, belle. Ecco, perché poi tu puoi farle in tanti modi le cose, ma devono dare dentro un'idea di autentica bellezza, dico autentica, no? Cioè, tanti è un gruppo compatto sia a livello nazionale che internazionale, ma secondo me è meglio tenere per un po' come dire, il mistero, aspettando di capire se si possono esibire, fare, eccetera, capire che tempi ci abbiamo anche rispetto alla possibilità di essere finanziati, perché in fondo quel mistero lì, no, deve essere, come dire, in qualche maniera, perché sennò è brutto, no? Poi che tu dici una persona e poi non può venire perché ci sono limiti, eccetera. Però sicuramente c'è questa commistione tra un livello internazionale molto alto e un livello nostro, Popolare. popolare, no? Che ha la stessa dignità, questa è un'altra cosa interessante, no? Di questa cosa qui. Per cui secondo me potrebbe diventare un'edizione molto importante, cioè potrebbe essere proprio un confine di un altro mondo, ma il Covid questo ci ha insegnato, che c'è un altro mondo. Cioè ci ha azzerato, no? Su quello che eravamo e sta succedendo qualcosa di nuovo e noi col nuovo dobbiamo starci, non è che possiamo far finta. Ecco, si irromperà il nuovo in questo, nel mondo della tarantella, ecco.